Siamo a Maseres, in un piccolo paese sotto la cima del Matajur. Siamo a 760 metri di altitudine sul livello del mare. In questo piccolo paese abbiamo questa piccola raccolta museale che vuole raccontare quella che è stata la nostra vita, il nostro passato, ma che pure io ricordo perché io da bambina, nata e cresciuta in uno di questi paesi delle valli del Natisone. In questo museo abbiamo anche quello che appartiene alla nostra tradizione, alla cultura, di questo territorio, quindi ci sono le maschere, il Pust, ci sono i Gusirauzi, i venditori ambulanti che partivano verso i paesi dell'impero austro-ungarico, abbiamo le nostre ragazze che facevano le dicle per i paesi dell'Europa e quindi le dicle tradotto vuol dire le serve, ma erano in realtà le governanti, le domestiche presso i ricchi. In paese avevamo tre bar, un negozio e la vita, diciamo, scorreva, non dico bene, perché l'abbandono c'è stato già negli anni 70, però se ai miei tempi, quando io sono arrivata in sposa, eravamo in 120, purtroppo oggi rimaniamo un 35 persone. I nostri antenati hanno sfruttato al massimo tutte le aree da coltivazione e hanno sfruttato tutti i terreni, portandoli in ripiani meno pendenti. Questi terreni, giorno d'oggi, sono tutti nel bosco. È difficile poter vedere quanto lavoro c'è stato in quegli anni per tutti questi terrazzamenti. Ogni piccolo campo aveva il suo toponimo e tutti gli abitanti del paese, tutte le famiglie avevano il loro toponimo, quindi tutti i confini erano ben conosciuti e tutte le proprietà erano ben conosciute. E qui c'era un bel pezzo di dislivello da Maseres per scendere verso i loro campi coltivati, vicino al borgo di Jellina. Qui vediamo l'uso della gerla. La nostra gente portava questi pesi in discesa, ma poi durante il periodo estivo autunnale doveva riportare in paese tutto il raccolto. Oltre all'uso della gerla, mi piace ricordare anche l'uso della sbrincia, che veniva usata per portare a casa il fieno, l'erba fresca per le mucche o anche le foglie durante il periodo invernale, perché tutti i nostri prati, tutti i nostri campi erano sempre molto puliti. È lungo il sentiero che parte da Maseres e va giù a Jellina, un tempo i nostri predecessori hanno costruito degli edifici chiamati kozuzi nel nostro dialetto sloveno locale, oppure in italiano si potrebbero definire degli essiccatoi. Sono tutti esposti a sud, hanno il sole della mattina e la sera e purtroppo al giorno d'oggi ormai il paese e i nostri campi sono nel bosco, è molto difficile poterlo trovare. Invece nel paese di Jellina questi kozuzi sono ancora ben visibili.